Cene perde il suo sindaco, addio a Giorgio Valoti, aveva 70 anni, storico esponente della Lega, fu anche consigliere provinciale. Salgono a 2.368 i casi di coronavirus in Bergamasca, 232 in più, un incremento meno marcato di quello registrato ieri rispetto al giorno precedente. Il contagio rallenta nell'ex zona rossa di Lodi. Dalla provincia di Bergamo 100.000 euro per ATS, dai sindacati 40.000 euro per gli ospedali. Continua l'impegno di tante realtà per sostenere il sistema sanitario. Buonasera, bentrovati con il nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli, un lutto ha colpito oggi la comunità di Cene, oltre che il mondo politico e amministrativo dell'intera provincia di Bergamo. Se n'è andato Giorgio Valoti. Sentiamo Vladimir Lazzarini. È morto questa mattina all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era ricoverato Giorgio Valoti, sindaco di Cene. Aveva 70 anni e da alcuni mesi era affetto da una malattia polmonare. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni fino al decesso. Era originario di Gazzaniga. La politica è sempre stata la sua passione. Prima consigliere comunale a Gazzaniga. Aveva continuato poi il suo impegno a Cene e poi a livello sovracomunale. Esponente della Lega, a Cene era stato assessore al fianco di Franco Bortolotti, primo sindaco leghista d'Italia. Aveva preso in mano le redini del comune nel 1999, rieletto sindaco nel 2004, nel 2009 aveva passato il testimone a Cesare Maffeis, in seguito al limite di due mandati imposto dalla legge. Era poi tornato in sella 5 anni più tardi, per poi essere riconfermato sindaco per la quarta volta la scorsa primavera. Il suo impegno politico si era però esteso anche al di fuori dei confini del suo comune. In comunità montana, ma anche in provincia, dove era stato consigliere dal 2009 al 2018. Aveva inoltre ricoperto il ruolo di presidente del Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana ed era consigliere in carica del Consorzio BIM, il bacino imbrifero montano. Era anche presidente della Impianti Polisportivi S.p.A., la società proprietaria del centro sportivo Pietro Radici di Casnigo. In queste ore in tanti stanno esprimendo il loro cordoglio sui social. E abbiamo chiesto un ricordo di Giorgio Valoti a Roberto Anelli, ex sindaco di Alzano e ora capogruppo della Lega in Regione. Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Regione, una lunga militanza nel Carroccio, quindi la possibilità di conoscere Giorgio Valoti da vicino. Chi era dal suo punto di vista Giorgio Valoti? Ma al di là che era un grandissimo uomo con la U maiuscola, prima di tutto, un grande sindaco e un nostro grande militante Lega. Io Valoti lo conosco da quando anch'io sono andato in amministrazione, quindi dal 95, sono passati 25 anni, ma sicuramente mi ha dato tanto perché lui la politica l'aveva abbracciata ben prima di me e molti consigli li ho ricevuti proprio da lui. Che cosa contraddistingueva soprattutto Giorgio Valoti e questo suo impegno in politica, in amministrazione? Il distinguo principale era la sua integrità morale, la sua consapevolezza di essere, fare sempre ciò che lui riteneva giusto, magari che non era proprio condiviso da tutti, ma quando lui aveva una sua idea questa la portava avanti fino alla fine. Ci sono stati momenti di scontro con Giorgio perché non era neanche un caratterino semplice da gestire, però vi posso assicurare che dopo questi momenti di scontro e uno scontro di dialogo più che appunto questo scontro, poi si arrivava sempre a definire, a tracciare una strada comune e questa strada veniva rispettata da ambo le parti. Apriamo adesso la nostra pagina dedicata al coronavirus. Resta pesante il bilancio dell'emergenza in Lombardia, in Bergamasca. I casi positivi in regione sono 9.820, 1.095 in più di ieri. I deceduti sono 890, 146 in più di ieri, in terapia intensiva 650 persone, 45 più di ieri.
I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.435, 188 in più di ieri. A Bergamo i casi sono saliti a 2.368, 232 in più di ieri, con un incremento meno marcato di quello registrato ieri rispetto al giorno precedente. La nostra rimane la provincia più colpita. Ci sono però anche buone notizie, o meglio notizie meno negative. I dati di oggi, ha detto il presidente della regione Attilio Fontana, evidenziano in maniera chiara e inequivocabile che nell'ex zona rossa il contagio sembra stia rallentando. Ci auguriamo che le misure stringenti applicate a tutta la regione, ha aggiunto Fontana, contribuiscano ad arginare la diffusione del virus anche nel resto della Lombardia. E lo abbiamo detto più volte, l'emergenza sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario, il quale però sta reggendo anche grazie alla disponibilità di tanti professionisti e volontari. Oggi abbiamo voluto capire come stanno lavorando le associazioni di pubblica assistenza. Valerio Zucchelli della Croce Blu di Gromo in questi giorni sta seguendo come coordinatore operativo il comitato provinciale di ANPAS, l'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza. Come vi siete organizzati in questi giorni molto difficili, molto delicati? Noi praticamente già da grosso modo poco più della metà di febbraio, come ANPAS Lombardia abbiamo istituito una sala operativa regionale dove praticamente in collegamento diretto con AREU, che è l'Agenzia Regionale Urgenza Emergenza, ci coordiniamo e si organizzano tutte quelle che sono le necessità di implementamento dei mezzi sanitari e soprattutto il recuperare tutti quei materiali così considerati DPI, cioè dispositivi di protezione individuale, da poter distribuire a tutti gli operatori sanitari che lavorano sulle ambulanze, quindi volontari e dipendenti di tutte le nostre associazioni di ANPAS Lombardia. In particolar modo io sto seguendo le associazioni del Comitato Provinciale di Bergamo. Queste associazioni del Comitato Provinciale di Bergamo lavorano ininterrottamente 24 ore su 24 con dei cambi di turno, ma spesso sono turni che vengono allungati come fascia oraria di lavoro, proprio perché la centrale operativa 118 con sede a Bergamo continuamente chiede la disponibilità di ambulanze, ma anche l'implementamento di altre ambulanze aggiuntive per poter così dare supporto a quelle centinaia e centinaia di richieste quotidiane che arrivano alla centrale. In particolar modo, proprio perché stiamo parlando dell'Alta Valle Seriana anche, il Corpo Volontario della Presolana ha aggiunto ambulanza, un'ambulanza in più su alla sede di Castione. Gromo ha aggiunto delle gettonate presso la sede Colzate, oltre alla infermierizzata presso l'ospedale di Garzaniga, ha messo a disposizione un'altra ambulanza presso la loro sede proprio per dare il massimo del supporto a tutte quelle chiamate che giungono presso le nostre sedi. Voglio ribadire che i volontari e i dipendenti delle associazioni ANPAS del Comitato di Bergamo sono sotto stress, ma stanno lavorando, ce la stanno mettendo tutta per garantire il più possibile il supporto sanitario ai nostri cittadini. Permettetemi di fare un ringraziamento particolare a tutti, dico tutti, i volontari volontari e dipendenti che stanno lavorando, ce la mettiamo tutta per poter garantire quel servizio che stiamo facendo. Ma vorrei ringraziare comunque anche tutti quegli operatori all'interno delle strutture ospedaliere, medici, infermieri, che anche loro veramente, veramente ce la stanno mettendo tutta. Grazie e un saluto a tutti i cittadini. Grazie.
E per aiutare il sistema sanitario in difficoltà, tante realtà stanno mettendo a disposizione fondi. La provincia di Bergamo ha stanziato 100.000 euro per l'Agenzia di tutela della salute. La cifra è destinata a sostenere il ricovero dei pazienti nelle strutture non ospedaliere che si stanno rendendo disponibili. L'ente di Via Tasso è riuscito a reperire questi fondi che verranno pagati sotto forma di contributo dopo l'approvazione del bilancio 2020 prevista per la metà di aprile. Un atto doveroso, ha detto il presidente della provincia Gianfranco Gafforelli. E CGIL, CISL e UIL con tutte le categorie di lavoratori hanno raccolto oltre 40.000 euro. La somma sarà utilizzata per acquistare apparecchiature tecnologico-sanitarie per la rete ospedaliera provinciale a partire dall'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. E ne abbiamo parlato con Francesco Corna, segretario provinciale della CISL. Anche i sindacati CGIL, CISL e UIL in campo per sostenere gli ospedali bergamaschi in questo momento difficile. Ecco, in che modo? Sì, è stata un'iniziativa che con slancio i lavoratori delle altre categorie hanno voluto essere vicini ai lavoratori della sanità in questo particolare momento. Con questa sottoscrizione è un segnale di vicinanza che deve poi servire anche ad aiutare il nostro sistema. Il sistema sanitario, non solo il sistema sanitario ma anche tutte le persone che in questa fase sono impegnate, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, le imprese di pulizia che operano anche all'interno degli ospedali, oppure anche coloro che assistono i nostri anziani all'interno delle RSA. Però credo che valga la pena ricordare in questa occasione l'importanza del nostro servizio sanitario nazionale, che negli ultimi anni è stato molto trascurato, nel senso che gli stanziamenti verso quello che è il sistema sanitario nazionale universale nato dal 78 in Italia, che è un fiore all'occhiello, diciamo, delle democrazie e dello Stato sociale del nostro paese, negli ultimi anni ha visto ridursi continuamente gli stanziamenti, perché se andiamo a vedere i dati ci dicono che progressivamente la spesa sanitaria è rimasta invariata. Tenete conto che per riuscire a garantire cure adeguate servirebbe un aumento circa il 6% all'anno, perché aumentano le tecnologie, perché bisogna garantire i nuovi interventi sempre più complessi e anche i piccoli aumenti salariali del personale, cosa che non è avvenuto negli ultimi anni, e quindi si è assistito a continui tagli sul personale, tagli sugli stipendi dei lavoratori, creando una struttura, delle strutture che, diciamo, con del personale che non è particolarmente motivato. Questo ci ha permesso comunque di constatare in questo brutto momento, in questa fase epidemica, qual è l'importanza del nostro sistema e quanto si sta andando da fare oltre ogni possibilità coloro i quali operano all'interno del nostro sistema. Bergamo è sicuramente storicamente una terra di grandi lavoratori e di grande altruismo, e credo che lo stia dimostrando anche in questa occasione molto difficile, che sarà difficile da superare, ma credo che ne usciremo più forti di prima sostanzialmente. In questa occasione anche noi, anche CGIL, CISL e UIL, abbiamo voluto dare un segnale concreto che, ripeto, è stata una vicinanza di tutti gli altri lavoratori verso i lavoratori del sistema sanitario che in questa fase stanno mettendo a rischio la loro vita per salvare le vite nostre. Proseguono senza sosta i controlli da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo per garantire il rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo. I carabinieri si sono concentrati all'interno dei centri abitati e lungo le principali arterie stradali extraurbane. Sono stati controllati oltre 600 veicoli per un totale di circa 1.000 persone, le cui autodichiarazioni, successivamente sottoposte ad attenta verifica, hanno fatto scattare 82 denunce. Nel territorio della compagnia di Clusone, due amici poco più che ventenni sono stati colti sul fatto mentre giocavano a tennis.
mentre una casalinga cinquantenne è stata denunciata ai sensi dell'articolo 452 del Codice Penale, delitti colposi contro la salute pubblica, perché si trovava fuori causa nonostante fosse sottoposta al regime di isolamento cautelativo. Cambiamo argomento. In Val di Scalve l'arciprete di Vilminore, Don Angelo Scotti, e il sindaco Pietro Orru hanno pubblicato sul web un video per mandare alcuni messaggi alla popolazione. Ve lo mostriamo. Bene, buongiorno. Ci rivediamo anche oggi. Siamo qui con il sindaco proprio perché insieme alle questioni di fede ci sono anche questioni di vita e vorremmo un pochettino star dentro le regole che ci vengono indicate. Questo messaggio arrivi soprattutto agli anziani, ai nonni, coloro che sono un po' più soggetti e fragili dentro questa situazione. E quindi ribadiamo la nostra vicinanza, credo che si stia facendo tutto il possibile per contenere, è un po' questa l'aspetto principale, stanno cercando di contenere la diffusione del virus. E allora lascio la parola al nostro sindaco in modo tale che insieme facciamo ancora di più squadra. Ascoltiamo quello che ha da dirci. Siamo qua tutti insieme e in questo momento ancora di più con Don Angelo rinvigorita la nostra amicizia a distanza di un metro, quello che chiediamo e continuiamo a ribadire un po' a tutti. Cioè mantenere le distanze, ci sarà tempo per abbracciarci, ci sarà tempo per stare vicini, ma in questa fase è assolutamente fondamentale che voi ascoltiate quello che vi viene detto. Non c'è nulla di prioritario, non c'è nessuna urgenza, quindi vi raccomando di stare a casa, non serve andare in posta, non serve andare in banca, non c'è alcuna priorità, se non quella dell'acquisto dei beni di prima necessità. Ma per gli anziani e anche per chi non è necessariamente anziano, abbiamo attivato diversi servizi per il trasporto a domicilio, sia dei farmaci, sia dei beni di prima necessità, quindi il pane, il latte ed altro. Io stesso, la mia famiglia lo utilizza, quindi restate a casa, l'unico invito che vi possiamo rivolgere è di stare a casa, lo facciamo per la vostra salute. C'è assoluta necessità che voi restiate a casa perché non dobbiamo appesantire il sistema sanitario ulteriormente. Anche una semplice slogatura sarebbe difficile da intervenire in questa fase, perché tutti i medici e i volontari sono impegnati sulla questione del coronavirus. Quindi restate a casa, ve lo chiedo veramente in ginocchio. State a casa, guardate la televisione, state con i vostri figli, preghiamo tutti insieme, ma state a casa. Grazie. Ecco, così mi unisco e anche per la preghiera utilizziamo i mezzi di comunicazione, le radio, le televisioni, secondo gli orari indicati, e questo ci tiene uniti. Oggi in modo particolare preghiamo per il personale medico e per tutti quelli che si stanno dando da fare per noi. Propongo di sostenere gli ospedali attraverso i bonifici piuttosto che la nostra Croce Rossa, recuperando un po' i dati necessari. Questa è un po' la nostra quaresima, il digiuno, la penitenza è restare a casa e sentire che davvero non siamo soli, il Signore è con noi. Grazie, grazie. Ci salutiamo e A presto nel bene. Ciao, ciao. Andiamo adesso a Castione della Presolana, dove, vista anche la presenza di molti villeggianti in questo periodo, si è deciso di potenziare i servizi offerti alla popolazione. Ne abbiamo parlato con il sindaco Angelo Migliorati. In questi giorni Castione della Presolana vive l'emergenza anche con la presenza, abbiamo già detto, di tanti villeggianti. Oggi c'è stata una riunione del centro operativo comunale e avete deciso di potenziare le iniziative a favore di tutte le persone che in questo momento sono sul territorio comunale. Ecco, esatto. Che cosa avete deciso soprattutto? Esatto, oggi abbiamo riunito appunto il COC, perché l'emergenza ormai sociale è evidente, per cui bisognava intervenire. Sono sempre più le persone che sono a casa ammalate o sole o over 65 o fragili che si rivolgono al comune per avere aiuto, e l'aiuto consiste sostanzialmente nel portare a casa la spesa, nell'avere i pasti a domicilio e nel ritiro dei medicinali in farmacia. Ma poi anche detto che è un momento anche particolare per Castione, perché abbiamo molti villeggianti che sono qua ovviamente da soli, senza una rete familiare che possa intervenire, per cui
anche loro si rivolgono al Comune per questo aiuto, per cui abbiamo potenziato in collaborazione anche con i commercianti, col corpo volontari, il servizio di consegna di farmaci e della spesa quotidiana, ma soprattutto anche tanti negozi nostri si sono detti disponibili a fare questo servizio a domicilio, per cui potenziamo, le richieste sono sempre più numerose, i volontari li abbiamo, se ve ne fossero altri sono benvenuti. C'è un altro aspetto da sottolineare che riguarda un intervento di sanificazione delle strade. Sì, la settimana prossima ho chiesto a GECO di iniziare la sanificazione delle strade. GECO, società di servizi del comune, ha trovato dei prodotti che sono stati già testati, sono consigliati dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui inizieremo con questi prodotti a fare il lavaggio proprio delle strade in modo da sanificare anche il paese. È un intervento che, dato la vastità di Castione, richiederà un po' di giorni inevitabilmente e che verrà ripetuto più volte nelle strade maggiormente trafficate. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al coronavirus, ci dedichiamo a qualcos'altro, parliamo di libri, di un libro in particolare tra prosa e poesia. Gli autori sono Pierluigi Borella e Annibale Carlessi, il primo originario di Milano vive a Gromo, il secondo di Alzano vive a Ranica. Sentiamo. A chi è dedicato questo libro? È dedicato a tutti quelli che chiamiamo. Il primo racconto e la prima poesia sono dedicati a chi ci ha ispirato. Emozioni senza simpatia per l'ordine di Pierluigi Borella e Annibale Carlessi. Di cosa tratta questo libro? Beh, è un libro che unisce prosa e poesia, scritto a quattro mani da me e da Annibale Carlessi, che è già autore di altri volumi. Sono storie di condivisione. Quando vi è venuta in mente questa idea? Dunque, in un giorno d'estate, davanti a un calice di vino, Annibale mi ha proposto di portare su carta tutto ciò che abbiamo dentro e così ci siamo messi a lavorare. Dove possiamo trovare questo libro? Per il momento lo vendiamo direttamente, potete contattarci su Messenger, Gigi Borella o Annibale Carlessi, e poi proveremo a trovare il canale corretto, insomma. Ringraziamo Lorenza Spinoni per l'intervista e naturalmente ci auguriamo di poter avere al più presto i due autori del libro nei nostri studi, così potranno parlarcene di persona e magari leggere anche alcuni brani. Noi andiamo verso la fine del nostro telegiornale con i programmi di Antenna 2. Iniziamo dal canale 88, questa sera alle 20 la preghiera in famiglia a cura dell'oratorio di Clusone, alle 20.30 Target, alle 21.55 il rotocalco Instant Future, alle 22.10 Italia Economia, alle 22.30 la seconda edizione del TG. Il canale News 218, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 un altro appuntamento con Target, con la versione Rivediamoli di questi giorni, e daremo spazio a un'edizione degli anni passati dei Cortili aperti a Cerete. Il canale sportivo 628 propone alle 20.30 Paddock, alle 22.30 la partita di calcio in replica Albino Gandino Sant'Angelo. E infine l'almanacco, domani è sabato 14 marzo, il sole sorge alle 6.29 e tramonta alle 18.29, la luna in fase calante sorge alle 23.21 di oggi e tramonta alle 9.25 di domani. Ed è tutto anche per questa edizione, vi ricordo dopo il telegiornale l'appuntamento con le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.